Con mister Simone Lilli finalmente possiamo dirlo, è arrivata la seconda vittoria seppur lontano dal Calbi, però fondamentale dopo una settimana che era arrivata, possiamo dire, anche una sconfitta contro il Mezzolara. Ma io direi che oggi abbiamo concretizzato la stragrande maggioranza delle occasioni che abbiamo creato, anche se il primo tempo potevamo anche andare in vantaggio prima. E credo che poi questi ragazzi, come gli ho detto anche prima della partita, meritano altro. Gli ho detto di continuare a crederci, di continuare a lavorare, perché possono veramente fare di più. E quindi oggi l'hanno dimostrato, perché oltre che aver fatto una vittoria, secondo me abbiamo fatto anche una gran bella prestazione con delle azioni anche interessanti, belle, e abbiamo lottato quando c'era da lottare. Secondo me oggi abbiamo fatto veramente una grande partita. Mi trovo assolutamente d'accordo, sono le indicazioni che ho dato anch'io e secondo me, il mio punto di vista, che voi la potevate già chiudere nel primo tempo, perché abbiamo visto proprio al 42esimo, 43esimo, quell'1-2 che ha lanciato in porta i tuoi giocatori, lì è stato bravo l'estremo di casa. Sì, poi potevamo andare in vantaggio anche prima con Manuzzi, quando c'è stato quel bel traversone, credo sempre di Bajic, se non ricordo male, sì. E poi dopo abbiamo concretizzato su palla inattiva e purtroppo abbiamo preso il gol di nuovo ancora su palla inattiva, che poteva riaprire un pochettino il discorso, però siamo stati bravi poi a tenere, a lottare, a giocare anche sporco, perché era una partita che me la immaginavo così, è andata così, e siamo stati bravi a concretizzare, ripeto, la stragrande maggioranza delle occasioni che abbiamo creato, bravi a essere cattivi, determinati e avanti così. Insomma, dai, ho sempre detto, il lavoro, continuando a lavorare, continuando a crederci, questi giocatori hanno delle qualità e mi auguro che lo capiscono ogni giorno di più, perché poi dopo, insomma, dai, si possono fare partite come oggi. Adesso faccio io Simone Lilli, perché imparando a conoscerti so che tu guardi veramente tutto nel dettaglio. L'unica disattenzione l'avete pagata cara, perché oggi sia la difesa che l'attacco, addirittura i tifosi durante la telecronaca ci sono andati veramente con l'umore, con la satira giusta, nel dire caspita, tutti oggi hanno trovato 3 gol, addirittura nelle altre partite non riuscivamo mai a buttarla dentro. E oggi, se vogliamo trovare solo l'unica disattenzione, è stato proprio quando è arrivato il gol del Sasso Marconi. Infatti su palla inattiva, che è... Ci ha messo un po' di preoccupazione, si è visto anche che per 5-6 minuti, no, abbiamo avuto un attimino di tentennamento, però ci può anche stare, anche perché oggi la partita era una partita veramente, sì, veramente molto importante, e quindi sta a dimostrare che comunque sia i gol li sappiamo fare. E poi giocando oggi a 3, il quinto di sinistra, Garavini, ha fatto anche 2 gol su traversoni del mio quinto di destra, quindi sono cose comunque per un allenatore sono importanti. I miei due attaccanti hanno lottato come leoni, i centrocampisti non si sono risparmiati, difesa abbiamo svelato veramente poco, direi anche l'esordio del portiere nuovo è stato molto, di Diego, è stato molto positivo, quindi dai, anche chi è entrato è stato bravo, ringrazio tutti, perché dai, se lo meritano questi ragazzi di vivere delle giornate così, insomma. Appunto, ti riescono a sentire, Rino, un'importante vittoria questa, 3-1, che lancia le ambizioni della Marinese Cattolica, meritata possiamo dire. Ah, assolutamente meritata, anche perché ci stavano ancora altri 2 gol, quindi abbiamo secondo me dominato la partita, come d'altronde avevamo fatto in altri episodi, in altre situazioni. E questa però fortunatamente abbiamo fatto anche gol. Noi giochiamo così sempre sostanzialmente, io l'ho sempre detto, il gruppo ha qualità. Oggi siamo riusciti finalmente a raccogliere tutto quanto fatto fino adesso. Quindi speriamo di continuare così, domenica c'è il Prato, ma noi se continuiamo a giocare così con questa determinazione non abbiamo paura di nessuno. Diciamo note positive, soprattutto il debutto del portiere Faccioli, avete preso in settimana, si è ben comportato, ha dato estrema sicurezza alla difesa, ma davvero impeccabile tutta la difesa, l'unica distrazione purtroppo avete preso gol, ma è l'unico neo di quest'oggi, perché secondo me avete davvero fatto un'ottima prestazione. Sì, ovviamente ci sono anche gli altri in campo, però oggi abbiamo fatto una partita secondo me esemplare, abbiamo sbagliato poco e noi sappiamo che se sbagliamo poco le partite le portiamo a casa. Qui abbiamo fatto praticamente un errore, quello del gol. Il portiere adesso che prende la condizione, secondo me, nonostante la giovane età, è un portiere che sicuramente merita anche categorie superiori, quindi siamo contenti. Ti lasciamo andare, complimenti ancora, grazie. Grazie, grazie.